di The Fiddler, che adesso appunto troviamo perché abbiamo eseguito gli stomp pre-intro, intro, A, tab 1, B, di nuovo intro, di nuovo la A, adesso è la volta del tab 2 che si esegue per due volte di seguito. Si tratta di due ottave basta, di 16 cadenze. Ed in parte i passi, il tipo di passo, ricorda i passi ricordano quelli che abbiamo già fatto nel tab 1, ovvero avremo gli swivel iniziali, cioè entrambe le punte dei piedi gireranno verso destra, mentre cadono a sinistra e tornano al centro, e entrambe le punte dei piedi gireranno verso sinistra e dovrebbero tornare al centro. Dopo vi dico perché utilizzo il dovrebbero e non tornano al centro. Allora, per girare le punte verso destra ho il peso sul tallone destro e sulla punta del piede sinistro. Quindi ho il peso sul del corpo sul tallone del piede destro e sulla punta del piede sinistro. Sollevo la punta del destro, il tallone sinistro e giro entrambe le punte destra e tornano al centro. E conto 1, 2. La stessa cosa faccio, cioè la stessa cosa, il principio è uguale ma al contrario. Devo girare le punte a sinistra, quindi terrò il peso sulla punta del destro e sulla punta del piede destro e sul tallone del piede sinistro, entrambe le punte girano a sinistra e tornano al centro. Quindi conto 1, 2, 3, 4. Cosa succede però? Sul 3 le giro a sinistra, sul 4 dovrebbero tornare ad ore 12. Ma è meglio non farle tornare. Se guardate il coreografo, non le fa tornare esattamente alle ore 12. Perché? Perché adesso segue un giro completo sulla sinistra, tanto per cambiare. Allora, un giro completo sulla sinistra utilizzando un hitch, cioè dovrò utilizzare la gamba destra, la sollevo tenendola piegata, e da che sono alle ore 12 dovrò tornare alle ore 12. Cioè 1, 2, 3, sul 4 appoggio i piedi ma non torno completamente dritta. Perché? Perché io mi devo girare. Come mi giro? Sollevo la gamba destra piegandola, faccio un giro completo e faccio uno stomp di destra ad ore 12. Ho fatto un hitch girando la gamba destra, la destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8 eseguo lo stesso hitch, cioè sollevo la gamba sinistra e la riappoggio sul posto, se rimango 2 e 12 per farlo. Questa è la prima ottava. Punte a destra tornano, punte a sinistra non torno proprio dritto al centro perché altrimenti puoi fare più fatica a girare. Rimanendo così, quasi in diagonale, faccio meno fatica a girarmi sollevando la destra, stop, sinistra, luce, stop. Quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa è la prima ottava. La seconda ottava l'avevo già vista, ovvero dovremmo ripetere la sequenza che abbiamo trovato anche nel tab 1 ed anche nella B dei tre kick consecutivi, cioè kick di destro, kick di sinistro, di nuovo kick di destro e faccio un rock step in avanti in diagonale con la destra. Quindi rock, quello peso, incrocio, se volete dite incrocio il piede destro, faccio recuperare il peso a sinistro facendo un passo indietro, rock back di destro, recupero il peso e stomp up, semplicemente, non faccio né punta, faccio uno stomp up. La punta era nella B. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è tab 2. Ancora 7, 8. Punte, punte a sinistra, hitch di destro, stomp, hitch di sinistro, stomp. Kick, 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 incrocio, sinistro indietro, rock back di destro, recupero, stomp up. Contando 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e lo ripeto per due volte di seguito. Quindi
7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ho fatto una volta in più giusto per esercitarci. Benissimo, il tag 2 lo troviamo quindi dopo la A per due volte di fila, dopo ci sarà la B e poi lo troveremo fra due B, fra la penultima B. Inseriremo nuovamente il tag 1, il tag 2 per una volta e poi ci sarà la B che chiude il ballo, la finale. Vediamo la musica fin qua, inserendo anche il tag 2 e dopo il tag 2 che si ripete due volte c'è di nuovo la B, quindi provate a farla e poi rimane il tag 3 da vedere. Imparare.